Io sono del Valdomara e insieme a Fusco Giuseppina, a cui lascerò la parola per una breve presentazione, vi introduciamo un tema che è quello dell'imprenditorialità, della creatività, della creazione e della conduzione delle imprese, a cui si connette un tema fondamentale che è quello della proprietà intellettuale. Quindi parleremo anche di quelli che sono, no? Quelli intangibili che di fatto però poi danno un grande valore, mettono le ali al successo delle aziende, delle imprese e degli imprenditori. Del Valdomara, io sono docente della Scuola di Economia, Dipartimento di Economia, Società e Politica. Insegno economia aziendale, mi occupo di imprenditorialità e di piccole imprese, quindi ho accolto con favore questo invito. Lascio la parola alla dottoressa Fusco Giuseppina. E io invece non sono una docente e sono stata invitata perché lavoro nell'ufficio dell'università che si occupa di brevetti. E lascio la parola alla professoressa Del Baldo per cominciare la presentazione. Ok, abbiamo pensato di dividere questo intervento in due parti, dove diciamo che il mio, che è quello introduttivo, apre un po' la strada, apre un po' il campo, possiamo quindi scorrere con le slide, con la prima, se volete, ok, posso tenere anch'io il puntatore eventualmente, per introdurre il tema della imprenditorialità. Vedete questi due loghi, uno è del Dipartimento di Economia, Società e Politica di Urbino. Questo loghino, anzi logone, CRIMPMI, è solo per segnalare che come università, come Ateneo, siamo molto attenti alle tematiche dell'imprenditorialità sotto il profilo della didattica, ma anche sotto il profilo della terza missione. Quindi questo CRIMPMI è un centro di ricerca sull'imprenditorialità e sulle piccole imprese che esiste da qualche anno, ha preso diciamo il testimone di un'associazione e di un centro precedente di studio sulla piccola impresa che ormai da quasi 30 anni è presente presso il Dipartimento. Quindi gli imprenditori li studiamo, con gli imprenditori collaboriamo in attività didattica, ma anche in attività di ricerca, ma anche in attività che vogliono proprio sviluppare nuove imprenditorialità e quindi creando con voi, con gli studenti, con i vostri amici un po' più grandi, ci auguriamo anche con voi nel futuro, le premesse per capire se abbiamo una mentalità, un'attitudine, una capacità imprenditoriale, se abbiamo qualche cosa, qualche idea da poter, fra virgolette, vendere al mondo. Quindi chi è l'imprenditore? Certamente in mezz'ora non riesco ad esaurire le risposte, però l'idea era di darvi alcuni flash su quelle che sono le coordinate di base e possiamo, ecco, iniziare utilizzando una prima esperienza imprenditoriale, quindi mettendoci la faccia, ovvero presentandovi un'azienda che è il gruppo Loccioni della provincia di Ancona. Angeli di Rosora è un piccolo paesino che racchiude un'azienda eccellente sotto molti profili, non lo dico io, lo hanno detto in tanti studiosi, altri imprenditori e organismi internazionali che con questa azienda, fra cui tanti centri di ricerca, collaborano. È un'azienda non giovanissima, ma è giovane per la forza delle idee che ha e che sono state in primis sviluppate dall'imprenditore fondatore, Enrico Loccioni. In questo breve video, che è tratto da un servizio passato su TG2 in seconda serata, vi presenta quello che è il suo modo di fare impresa, il suo modo di intendere l'impresa. E leggendo tra le sue parole, le sue dichiarazioni, vengono fuori alcuni spunti che ci possono servire per catturare qualche hashtag, qualche coordinata dell'essere del imprenditore e del fare imprenditoriale. Possiamo far partire velocemente il video. Ben trovati a Tutto il bello che c'è. L'imprenditore che ci piace è un visionario che oltre al suo profitto ha un'attenzione maggiore per l'ambiente, per i suoi dipendenti, per il territorio e i suoi abitanti. E allora vi portiamo nelle Marche, in un'impresa dove si costruiscono ponti generazionali. I profitti si reinvestono mettendo in sicurezza un fiume, dando il via ad oltre 100 giovani imprese nel territorio. Daniele Rotondo. Il signor Enrico è figlio di Mezzadri.
in questa bella azienda, pardon, impresa, qui si chiama così, ha bandito alcune parole. Dipendente, innanzitutto, perché qui la filosofia è un'altra. All'ora del pranzo, ad esempio, offre pure il caffè ai suoi ragazzi e, credeteci, non è soltanto a beneficio di telecamera. È un gesto concreto, significativo. All'inizio qui c'erano soltanto ingegneri, oggi oltre la metà è laureata, il resto diplomata, età media, 33 anni. Qui è importante l'ascolto degli altri e non solo di chi acquista. Qual è il momento più bello? Ma è un continuo di incontri tra occasioni di lavoro, giovani che arrivano, persone non più giovanissime che vengono in impresa per trovare giovani che li stanno a sentire. Questi ragazzi, questi collaboratori si sentono appartenere a un progetto e non tanto a una pratica di lavoro quotidiana, ripetitiva, spesso noiosa. Ecco, questa, aver scelto anche qui, sempre per educazione, dai preti di campagna, quelli che stavano qui intorno, non far fare agli altri quello che non piace a te. Innanzitutto il territorio, siamo a cavallo fra le province di Ancona e Macerata, nelle Marche. L'impresa si prende cura dell'ambiente e delle persone e avvia progetti per migliorare le filiere e la qualità della vita in 45 paesi di esportazione. Tecnologie al servizio della natura, valli adottate, fiumi adottati, come questo bonificato che produce più energia di quella che consuma. Qui ci si muove con mezzi ecosostenibili alimentati da fonti rinnovabili. E le api? Le api cosa c'entrano? Qui si è compreso che producono di più, se stanno bene. Nei padiglioni, a farci da guida esperta, Maria Paola, il capo della comunicazione. L'impresa, dice, deve sempre seminare bellezza, anche attraverso il gioco. Abbiamo carte tipo sorprendere, ecco appunto, giusto per rimanere in tema, e quindi progettare sorprese, fare in modo che il lavoro sia una creazione di sorprese, quindi divertirsi. E i ragazzi? Martina è una di loro. Il vantaggio grande è la consapevolezza di sapere già cosa fare, di non arrivare dopo la laurea e non sapere dove buttarsi, cosa ci piace fare, e da studente non è facile avere questo approccio se non si tocca con la pratica. Di giovani talenti in Italia ce ne sono tantissimi, forti di questa consapevolezza, cerchiamo proprio di non porre alcun vincolo né costrizione, in modo tale che loro possano esprimere al meglio la propria potenzialità e soprattutto mantenere vivo lo spirito di iniziativa. La rigenerazione dei territori passa inevitabilmente per l'innovazione tecnologica, ma anche per la formazione delle persone. Per questo, l'altro giorno è venuto Andrea Zorzi, l'indimenticato campione del mondo e olimpionico di pallavolo, a spiegare che... Io credo che in generale la pallavolo possa essere interessante perché ti fa sperimentare la dipendenza dai tuoi compagni. È uno sport in cui è obbligatorio passare la palla e in un mondo malato di individualismo, in qualche modo in un campo di pallavolo impari che da solo non puoi fare nulla. E poi nell'abbazia di Sant'Urbano, splendido esempio di architettura romanica dell'undicesimo secolo, qui nascerà una scuola di digital farming per ragazzi di età diverse fino all'università. L'approccio all'innovazione è un modo di fare, è uno stile, è una pratica che è applicabile in tutti i settori, anche in agricoltura, dove la tradizione invece è stata sempre tramandata da padre in figlio senza troppa innovazione. Grazie alla scuola questo è possibile oggi farlo. Ho pensato che fosse un video importante, non è chiaramente l'azienda migliore in assoluto, non è l'unica, però ce l'abbiamo vicina ed è un'azienda bella. E il titolo, no? Il bello che c'è, rendeva. E in questo video sono venute fuori diversi aspetti, no, che hanno a che fare con l'imprenditorialità e con l'impresa e anche con l'imprenditore. Avete visto Loccioni, era quel signore più grande che parlava, e in una delle slide che sono passate, in una delle immagini, in prima fila ad ascoltare c'era un ragazzo che era il figlio dell'imprenditore, quindi questa è un'azienda che ha già una seconda generazione. I due figli di Enrico sono
entrambi presenti in azienda e con molta umiltà cercano di fare fiorire i loro talenti, di riconoscerli nei dipendenti, anzi nei collaboratori, perché la parola dipendente è stata abolita. Ora, tornando diciamo a come, no, inquadrare l'imprenditorialità e l'imprenditore, quando si cominciano a studiare questi temi, allora ci si chiede, ma chi regolamenta, no, l'impresa? Dove troviamo, no, le prime fonti? Abbiamo una prospettiva giuridica che ci dice che l'imprenditore è quella persona che esercita professionalmente un'attività economica organizzata, orientata a un fine, e il fine è quello dello scambio di beni e di servizi. Queste cose non le ha dette prima Enrico Loccioni, ma nelle immagini che dimostravano e che mostravano i prodotti, i processi, si capiva quale poteva essere appunto l'oggetto di questa attività economica, che comporta un insieme di atti, un insieme di operazioni fra loro non slegate. Poi lo specifico scopo: le imprese devono produrre, vogliono produrre beni e servizi. Con delle modalità devono seguire dei canoni, che sono quelli di creare una organizzazione che sia efficace, devono organizzare risorse, risorse fisiche, risorse umane soprattutto, orientandosi all'economicità. Cosa vuol dire? Vuol dire che devono generare un flusso di ricavi, quindi creare una ricchezza che sia in grado di coprire i costi per utilizzare quei fattori che servono all'attività. E poi si parla di professionalità. Ora, questa era la prospettiva giuridica e c'è un articolo del Codice Civile che ce la richiama. Io sono un aziendalista e, usando un'altra lente, quindi diciamo cambiando, no, la prospettiva di analisi e di osservazione, vedo in quella definizione la persona, vedo l'imprenditore, che è qualcuno che pensa qualcosa di nuovo, è qualcuno che sa leggere, che sa interpretare, che sa cogliere i segnali, che sa vedere quello che altri non riescono a vedere e quindi, si dice, riesce a riconoscere le opportunità. E mi auguro che questa sia anche una vostra capacità, una mia capacità. E riconoscere le opportunità però in sé non basta, bisogna poi saperle anche, farle fruttare, saperle sfruttare. E quindi ci vuole un'organizzazione e quindi un'impresa per poter perseguire questa opportunità. È chiaro che questo costa, tutto costa un sacrificio. In questo senso, chi diventa imprenditore e decide di avviare un'attività imprenditoriale va incontro a dei rischi. Ci sono molti vantaggi, ma ci sono anche dei possibili svantaggi. È chiaro che l'orientamento a realizzare un qualcosa che generi ricchezza, e vedremo poi che questa ricchezza, pensando, no, alle imprese, vi viene in mente il profitto? Vi viene in mente il simbolo dei dollari? O no? Sì o no? Sì, ma pensate che gli imprenditori abbiano come scopo e come finalità, o tutti gli imprenditori, soltanto il profitto? Ci sono molti sì, perché in effetti l'orientamento al profitto, lo insegnano anche molte teorie economiche, è, diciamo, un must, ma non è più solo, perché insieme generare benessere, le parole del video, vuol dire generare un profitto che ha il suono delle monete, ma anche dei benefici per la comunità di riferimento, per i giovani, 33 anni l'età media, quei ragazzi che lavorano in questa azienda non si aspettano solo oggi è il 26-27 alla busta paga, si aspettano di crescere, si aspettano di realizzarsi, di fare fiorire quelle che sono le loro capacità, di essere ascoltati. Okay? Quindi i benefici non sono soltanto di tipo economico, quelli che spingono un imprenditore. E per identificare... un attimo solo che... Per identificare delle opportunità imprenditoriali, dicevamo, occorre sapere, riconoscere e sapere vedere qualcosa che altri non sono capaci di vedere. Trovo adesso una slide in cui avevo
un'immagine che diceva un po' questo, adesso ne sono andate avanti troppe, scusate. Ok, magari la ritroviamo dopo. E, ecco, dicevo che bisogna sapere vedere quello che altri non vedono, e c'è un passaggio in una slide che magari poi incontrerò, e riporta una citazione di Picasso, che è proprio di stimolo a riuscire a identificare quello che altri non hanno voluto, non sono capaci di. Una volta però identificato un'opportunità imprenditoriale, grazie, no, ad una creatività, a delle leve che l'imprenditore, la persona che è un potenziale imprenditore ha, occorre poi valutare. E che cos'è questa opportunità imprenditoriale? Un'opportunità imprenditoriale va intesa come un prodotto o un servizio che crea un valore significativo che altri percepiscono e per cui sono disposti a pagare qualcosa. E chiaramente offre anche un profitto interessante all'imprenditore che decide di sfruttarla. Si deve sposare con la capacità degli imprenditori e dei collaboratori di perseguire un obiettivo nel lanciarsi in questa avventura imprenditoriale, se pensiamo ad un'azienda nuova, ma anche negli investimenti che un'azienda già avviata. L'azienda Loccioni esiste dal 1967, mi pare, l'anno di costituzione, è tuttora in ottima salute e quindi tanti investimenti l'hanno accompagnata, tante opportunità imprenditoriali sono state riconosciute. Quindi vuol dire che queste opportunità imprenditoriali non si esauriscono in fase iniziale, ma devono essere continuamente generate, e l'imprenditore questa capacità di lettura, questa creatività la deve mantenere. E non è da pensare all'imprenditore come una persona sola, o almeno sempre meno l'imprenditore è una persona sola. La relazione, l'essere insieme agli altri, l'essere in una squadra è fondamentale per il successo di un'attività imprenditoriale. Quando lì si parla di collaboratori, in quella prima riga, vuol dire che l'imprenditore sarà tanto più bravo e capace di dare un valore alla sua idea imprenditoriale se quella diventa una nostra idea imprenditoriale, nel senso che viene condivisa dai collaboratori, che possono essere all'inizio dell'attività imprenditoriale gli eventuali soci, ma durante la vita di un'impresa tutte le persone che dentro l'azienda e fuori collaborano al successo. E chiaramente quando all'inizio si riconosce un'opportunità imprenditoriale deve avere le premesse per poter essere finanziata, deve, diciamo, catturare l'interesse di altri. Dove le cerca le opportunità l'imprenditore? Dove dovremo cercarle noi quando, o dove le cercherete voi se avete in nuce o volete diventare degli imprenditori? Nuove conoscenze e cambiamento tecnologico, cambiamento delle leggi, delle regolamentazioni in Italia e nel mondo, sconvolgimenti dell'ambiente, vediamo come ci sta cambiando anche grazie, tra virgolette, o per causa nostra l'ambiente, e quindi quello che ci sta chiedendo. Loccioni, il video era molto veloce e anche molto denso di stimoli, a un certo punto c'era una parolina, flumen, Loccioni ha adottato un fiume, ne è stato pubblicato un libro, edito dal Sole 24 Ore, presentato in Bocconi, 2 chilometri di futuro, ovvero un fiume che esondava, lesino, quindi dovuto allo uno sconvolgimento dell'ambiente, ed esondava perché la costruzione della zona artigianale industriale ne aveva cambiato l'originale corso. Ha deciso di adottarlo, quindi con un progetto finanziato, ha intercettato un finanziamento europeo, ma si è presa la briga di andare a negoziare con le varie amministrazioni locali, il fiume passa in un territorio con diversi comuni, per un progetto che riportasse il fiume al suo naturale corso e per installare una centralina di controllo ambientale. Da quell'iniziale progetto è nata anche un'opportunità, quella per esempio di abbinare
dei progetti per salvaguardare le varietà vegetali ed animali, quindi studi, assegni di ricerca con le università locali. Quindi ecco, dove cercare l'opportunità? Sono un po' come le erbacce, possono uscire fuori in tantissimi contesti diversi. Anche gap pubblici, dove il pubblico, lo Stato, non riesce ad arrivare. E pensiamo a quanti nuovi bisogni ci stanno crescendo e stanno crescendo con noi. Cambiamento dei gusti, voi siete giovani, i vostri gusti non sono i miei, sono magari più simili a quelli dei miei figli o delle mie figlie. I missing ring, gli anelli mancanti, dove c'è un cerchio che ha bisogno di essere chiuso con un'idea vincente. Però ci sono delle condizioni per riuscire a identificare l'opportunità in questi contesti. E questo è molto parlato per voi. Formarsi, voi vi state formando, all'università i nostri studenti si stanno formando, informarsi. Questa di oggi, questo insieme di iniziative è formazione e informazione, perché magari alcuni temi che vi possono piacere un po' di più, un po' di meno, comunque sono per voi temi nuovi, almeno in parte. Questo cresce, no? La vostra informazione e formazione. Ascolto. L'imprenditore è uno che sa ascoltare quei segnali forti e deboli che vengono fuori da più parti, anche da persone che col mondo dell'impresa hanno poco a che vedere. Stare in mezzo alla gente, l'imprenditore non è uno solo, è uno molto capace di relazionarsi con gli altri e di attingere dalle relazioni tantissimi spunti, perché sono la linfa. Le relazioni che voi avete già da ora e che avrete saranno una grandissima linfa per quello che voi riuscirete poi a diventare, ad essere nel futuro. Confrontarsi, viaggiare, quindi tanti, no, condizioni necessarie per. Sotto trovate il link, che non apriremo altri video perché non riusciamo come tempi e non abbiamo lo spazio, però queste presentazioni che io vi lascerò, che è abbastanza lunga, ogni tanto dentro ha dei link che rimandano a delle aziende o a delle presentazioni aziendali molto molto interessanti, e magari l'accenno a questa azienda che si chiama proprio Linky lo farà Giuseppina fra pochi minuti, parlando della proprietà intellettuale e dei brevetti in particolare. Ecco, questa era la slide che cercavo vedere soluzioni creative a cui gli altri, altre persone, non hanno saputo o non hanno voluto guardare o pensare. E questa è la citazione che vi richiamavo di Picasso, che non era un imprenditore ma che aveva capito, in un contesto diverso come quello dell'arte, l'importanza di riconoscere l'opportunità. Quella che vedete in cima, quelle poche parole che trovate, è la descrizione della vision di un'azienda, di un'altra azienda che si chiama Boxmark, che è un'altra marchigiana, tanto per rimanere fra noi, di Corinaldo, che dice: la nostra vision è dai beni pesanti ai beni pensanti. Ora, questa non è un'azienda che fa consulenza, è un'azienda che lavora nel settore della cartotecnica, lavora il cartone, fa scatole, fa anche però le sedie e i tavoli in cartone per vari settori, quindi ha a che fare con dei beni che sono fisici, però ha capito che il valore sta nell'intangible, cioè nelle sue risorse umane. Tant'è che dice, ed è molto bello, se riuscirete, avrete tempo, cercate Boxmark e navigate un po' dentro l'azienda, è molto bella, è un'azienda detta con l'anima, è un'azienda che dice: da noi la tecnologia più importante è quella che ha due gambe, cioè quella che la sera torna a casa. Cioè, per quanto sia un'azienda che ha una componente innovativa codificata, brevetti, tuttavia la forza più maggiore, più importante, è rappresentata dalle persone. E, per cercare di semplificare, la slide era abbastanza, insomma, la presentazione è abbastanza lunga, perché vi dice che per ricercare un'opportunità e soprattutto per metterla alla prova bisogna fare una serie di analisi che hanno a che fare con il prodotto o il servizio, con il mercato,
per capire se sarà vantaggioso o meno, bisogna guardarsi intorno, cosa fanno gli altri, stanno già facendo quello che ho intenzione, no, di fare io, e quindi fare un'analisi della situazione competitiva, e poi bisogna comunque fare i conti con le risorse finanziarie, bisogna invogliare altri a condividere e a metterci delle risorse finanziarie, a finanziare questa idea imprenditoriale. E bisogna fare delle scelte che hanno a che fare con il tipo di impresa che vorrò, no, mettere in piedi, un'impresa che ricerca un profitto, quindi una classica impresa for profit, come si suol dire, ma anche, perché no, un'impresa sociale. E adesso poi si parla di tipi di imprese che possono, nuovi, come per esempio le benefit corporation o le B Corp. E poi la squadra imprenditoriale, nel senso che l'esplorazione, come vi dicevo, dell'opportunità è bene farla insieme, insieme ad altri. Ecco, questa slide, che ha un cuore, il cuore ci piace sempre, anche perché insieme alla nostra mente e le nostre mani sono, no, le tre nostre leve per tutto quello che riusciremo a fare. Questo cuore, preso dal bilancio di un'azienda, strano, nei bilanci nuovi, cioè nei bilanci che non sono solo quelli tradizionali delle aziende, parlo di bilanci sociali, di sostenibilità, integrati, ci sono molte parti in cui non sono solo i numeri, ci sono le descrizioni, ci sono le facce delle persone, ci sono delle parole chiave che identificano i valori. Determinazione, opportunità, passione, entusiasmo, energia sono dei valori che questa azienda, che è sempre Boxmark, ha e considera come fondamentali. E dentro il bilancio di questa azienda voi trovate anche qualcuno che state studiando. Qui c'è una citazione di Dante. Per dire che l'azienda è una entità vivente, non è soltanto una macchina per fare soldi, e la creatività genera profitti, ma genera tante altre dimensioni di ricchezza, per cui non abbiamo il tempo per vedere altri video, ma pensare, no, alle risultati di un'attività imprenditoriale in termini di valorizzazione delle risorse umane, piuttosto che di comunità locale, piuttosto che di ambiente, è ormai il futuro verso il quale le idee imprenditoriali nuove si stanno muovendo. Io passo a due ultime slide, ma volevo solo avvisarvi che sono molto belli i video che ho inserito in questa presentazione, che autonomamente voi potrete poi andare a controllare, perché ci sono dentro altri profili imprenditoriali, avrete modo di conoscere in questa presentazione, che vuol farvi capire e darvi anche il segno anche visivo attraverso le persone e le parole degli imprenditori, quello che è il significato del fare impresa, dell'essere creativi. E quindi troverete, oltre a Loccioni, vi lascio in consegna prima di passare poi la parola a Giuseppina, altri imprenditori molto belli, ma non nel senso dell'aspetto fisico, magari anche. Uno è Brunello Cucinelli, non so chi di voi l'aveva riconosciuto? Qualcuno? Sì. Un imprenditore umbro che ha ricevuto tantissimi premi a livello internazionale, le loro aziende sono chiamate Great Place to Work, cioè sono nominate come aziende in cui si lavora meglio. E questo è un imprenditore che sta portando avanti un'idea di capitalismo gentile, quindi di umanesimo. E i passaggi delle sue dichiarazioni anche nei video sono veramente molto interessanti. L'altro, un altro imprenditore che ho inserito e che conoscerete poi da soli, è un persiano, quindi siamo ormai globali, per, oddio, la nostra imprenditorialità non è soltanto fatta da imprenditori italiani come la signora che vedete, SGR, Società Gas Rimini, piuttosto che Boxmark e Tonino Dominici. Ecco, questo signore è Ali Reza Arabnia, è il CEO e presidente di un'azienda, la Jaiko Taikisha, che è italo-giapponese, con circa 2.000 dipendenti.
Cinisello Balsamo, siamo su in Brianza, insomma nel Milanese, ed è un'azienda in cui la creatività di questo signore insieme a quella delle persone, tantissimi giovani che lavorano con lui, sta portando dei frutti eccellenti, fra i quali anche la componente di proprietà intellettuale di cui vi parlerà Giuseppina. E intanto grazie. Allora, buongiorno, io ripeto, non sono una docente, quindi per me è un piacere avere una platea di giovani, giovanissimi, non sono abituata. E, non sono una docente perché in realtà lavoro in un ufficio dell'università che si occupa di innovazione tecnologica. Quindi sono anche una persona abbastanza fortunata, lavoro in un ufficio molto bello perché da me arrivano soltanto persone positive, persone che dicono... Penso di aver avuto un'idea geniale, un'idea originale e voglio sapere se si può brevettare. Chi sono queste persone che vengono da me in università? Sono i docenti e i ricercatori che mentre stanno svolgendo la loro ricerca pensano di aver trovato una soluzione innovativa. Quindi da me arrivano soltanto persone che hanno voglia di creare, di trovare soluzioni, di avere idee. Poi alcune idee che vengono presentate sono un po' strampalate, quindi vanno scartate, però altre noi le abbiamo portate a brevettazione. Quindi vedete che nel titolo ho messo brevettare un'idea, perché si brevetta un'idea. Però una volta uno studente mi ha detto, ma che cosa si brevetta? Ormai è stato brevettato tutto, dagli occhiali ai computer, agli smartphone, chi è che brevetta? E allora vi ho riportato una slide che ho ripreso dai mass media, sia cartacei che online. E ci sono tante persone che brevettano. Avete mai sentito parlare della guerra tra Samsung e Apple per i brevetti? Violazione dei brevetti. E sono guerre sanguinarie, cioè ci sono milioni di dollari in palio. Oppure chi è che non ha sentito parlare dei tutor dell'autostrada? C'era una ditta di Firenze che ha inventato e brevettato i tutor e che ha citato Autostrada Italia perché riteneva che avessero violato il loro brevetto. E la causa è stata finita soltanto nel 2019 e l'azienda ha perso. Vi dico subito come è andata a finire l'esito. E poi c'è stato un caso che ha fatto parlare i giornali per diversi mesi. Amazon, brevettato il braccialetto per controllare tutte le mosse dei dipendenti. E c'è stata una rivolta popolare, cioè i dipendenti venivano controllati in tutte le cose che facevano, quando andavano a bagno, quanto tempo stavano in bagno, quanto tempo magari stavano a parlare al cellulare. E oppure c'è questo ingegnere spagnolo che ha brevettato la carne vegetale. E la produce utilizzando una stampante 3D. Ormai questo sembra essere il futuro dei nuovi alimenti. Anche l'industria dolciaria ormai stampa molti dolci con la stampante 3D. Poi c'è uno che più di recente ha preso l'invenzione di questo signore e ha inventato una carne, una bistecca, sempre vegetale, che però potesse avere anche l'effetto del sangue, così da sembrare come la carne animale. E andando avanti ci sono invenzioni del farmaceutico, come l'olopatidina, quindi molti farmaci vengono brevettati. E oppure c'è un signore che doveva dipingere le pareti della camera della figlia, e aveva visto che gli veniva un mal di collo perché doveva stare insomma con la testa alzata, e così pensando e ripensando si è inventato e brevettato una stampante che stampa in verticale, e ora questo suo brevetto è stato acquistato da un'azienda che fa le stampe sui muri delle grandi aziende. E poi c'è l'Università di Udine che ha inventato, alla stessa stregua della carne di prima, l'uovo vegetale. È un uovo vegetale, diciamo, vegano, che sembra avere lo stesso sapore. Io ho chiesto agli inventori, ma poi ha lo stesso sapore? Ha lo stesso sapore, la stessa consistenza,
di un nuovo animale. E però ci sono anche le università che inventano, i centri di ricerca. E abbiamo in Italia, c'è un sito web che si chiama Knowledge Share, dove ognuno di voi può andare a vedere tutte le invenzioni che vengono fatte all'interno dell'università. Ci sono delle schede molto, molto semplici, che può capire chiunque, dove potete andare a leggere, cioè, ma cosa inventano? Per esempio un materiale isolante fatto da rifiuti solidi urbani, quindi c'è un'economia circolare, vengono utilizzati dei rifiuti per produrre un materiale isolante. E, oppure una macchina automatica per la rilevazione in tempo reale di contaminanti e così via. Questo è soltanto un esempio per farvi capire che anche le università e i centri di ricerca hanno delle idee. Poi c'è questa, non so se l'avete sentita, questa sedia a rotelle robotica che è stata inventata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che consente ai disabili di muoversi anche restando in piedi. Voi sapete, la sedia a rotelle normale non ci si può alzare poi, invece questo è un meccanismo con il quale insomma anche le persone disabili riescono ad avere la posizione eretta per eseguire certe funzioni. E poi, scusate, vi volevo fare vedere un altro esempio. Abbiamo inventato noi in Italia voi lo sapete che cos'è il bisturi, no? Che viene usato negli interventi chirurgici, ma noi in Italia abbiamo inventato un bisturi talmente piccolo, una molecola, che riesce a entrare nella cellula, nel nucleo della cellula, e tagliare un pezzetto di DNA che non va bene, per poterlo poi sostituire e correggerlo con uno che va bene. Quindi è un'invenzione tutta italiana. E il 26 aprile, non so se lo sapete, in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale. Anche noi a Urbino facciamo un piccolo evento dove invitiamo le aziende, perché ogni anno la giornata ha un tema. Quest'anno era lo sport e abbiamo invitato un'azienda marchigiana, nata come spin-off, che ha inventato uno skateboard elettrico pieghevole e che può essere facilmente trasportato anche in aereo e arriva, mi hanno detto, fino a 40 km orari, quindi abbastanza veloce. In università, noi qui a Urbino abbiamo soprattutto invenzioni che riguardano farmaci, perché non abbiamo ingegneria, non abbiamo meccanica, e quindi le nostre invenzioni sono soprattutto biotech. Però quello che vi volevo dire è che le invenzioni non sono soltanto invenzioni applicate alla medicina, all'ingegneria, riguardano tanti settori. Cioè, ci sono invenzioni nel campo della psicologia, come questa. Hanno inventato una bambola che aiuta le persone a rilassarsi durante, soprattutto i bambini, a rilassarsi durante le sedute di psicoterapia e quindi agevola il dialogo. Adesso ve la dico in modo stringato, però è più complesso ovviamente. Oppure ci sono degli storici che hanno aiutato degli altri inventori e quindi sono co-inventori, perché si può inventare anche insieme ad altre persone ovviamente. Hanno inventato un gioco medievale, quindi c'era bisogno di uno storico che aiutasse in questa invenzione. Ma poi le invenzioni riguardano la linguistica, la letteratura, l'informatica, la geologia, quindi sono varie. Però dobbiamo capire che viene brevettata un'idea. E l'idea che cos'è? L'idea è, secondo il dizionario Garzanti online, qualsiasi prodotto dell'attività del pensiero o dell'immaginazione, contrapposto a tutto ciò che è reale o concreto. Quindi un'idea che viene brevettata è una creazione della mente, ok? Ora, le creazioni della mente, quello che possiamo creare con la mente, è tanta roba, c'è tanto. I brevetti riescono a
sono qualcosa che va a proteggere soltanto una parte di queste creazioni della mente. E per semplicità l'uomo ha detto, visto che sono tante le creazioni della mente, cataloghiamolo in tre gruppi. E allora c'è il gruppo così chiamato volgarmente più culturale, cosa comprende? I testi musicali, i quadri, le fotografie, i progetti di architettura. Poi c'è un altro gruppo che si chiama segni distintivi, che sono i marchi, le indicazioni geografiche, le denominazioni d'origine DOP e DOC, che trovate in molti prodotti quando andate a comprarli. E poi c'è tutta un'altra categoria che sono le innovazioni tecniche e di design, tra cui anche le invenzioni. Ora, tutti gli stati hanno deciso di proteggere le creazioni della mente. E a chiunque crei vengono dati dei diritti. E quali sono questi diritti? Sono due. E insieme si chiamano proprietà intellettuale, quello di cui parlava la professoressa Del Baldo prima. Quindi la proprietà intellettuale è l'insieme di due diritti. Il primo, se io creo, mi viene riconosciuto che sono il papà dell'invenzione, della creazione, ok? E il secondo, siccome l'ho creata io, è mia, è una mia creazione, ho il diritto di poterla sfruttare economicamente, ok? Diritto patrimoniale. Quindi abbiamo detto che la proprietà intellettuale è l'insieme del diritto morale e del diritto patrimoniale, ma si divide in due, nel diritto d'autore, che sicuramente qualcuno di voi ne ha sentito parlare, e nella proprietà industriale. Allora, riferendoci all'immagine di prima, il diritto d'autore è l'insieme del diritto morale e del diritto patrimoniale che riguarda le opere dell'ingegno creativo. Mentre la proprietà industriale è l'insieme del diritto morale e del diritto patrimoniale che riguardano i segni distintivi e le innovazioni tecniche di design. Ok? E proprio perché sono diverse queste due categorie, il copyright è normato da una legge vecchissima, la 633 del 1941, mentre il diritto industriale dal decreto legislativo 30 del 2005, che afferiscono a due ministeri diversi, il diritto d'autore al Ministero per i beni e le attività culturali e il diritto industriale al Ministero dello Sviluppo Economico. E sono proprio queste leggi, all'interno di queste leggi c'è scritto quello che vi dicevo prima, cioè che cosa si intende per opere creative. Abbiamo detto vanno dalla letteratura, la musica, l'architettura. Quindi io se scrivo una canzone devo chiedere il copyright, vado alla SIAE e chiedo il copyright. Mentre io mi occupo della proprietà industriale, quindi dell'altra parte. E sempre la legge riferita alla proprietà industriale dice che cosa si intende per proprietà industriale. E ci sono tante cose, anche le denominazioni di origine DOP e DOC di cui vi parlavo prima, ma anche i segreti industriali sono tutelati dalla legge. Cioè io posso andare a dire un segreto industriale, quindi un'informazione tecnica a un'azienda, devo fare un contratto nel quale si dice che deve rimanere segreto. Se l'altra persona viola questo contratto, c'è la legge che mi protegge. Ok? E tra questi ci sono anche le invenzioni. Scusate che questo. Allora, io ho per la proprietà industriale due strumenti per proteggere tutte quelle cose che vi dicevo prima. Un marchio, io non lo posso brevettare, io un marchio lo registro. Ok, il marchio della Coca-Cola io lo registro, non è un brevetto. Le invenzioni le brevetto. Un disegno lo registro. Faccio un disegno, lo registro, ok? Un modello, ritorniamo sempre alla Coca-Cola, perché mi fa comodo questo esempio, la lattina della Coca-Cola, che ha un modello particolare, è stato
stato registrato, è stato protetto, una forma di protezione, ok? E sempre la legge spiega che cos'è, che cosa sono le varie categorie di cui dicevamo prima. Per esempio, un marchio può essere, dice la legge, un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare le parole, quindi posso proteggere delle parole, compresi i nomi delle persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche. Ritorniamo sempre alla Coca-Cola, il colore rosso particolare della Coca-Cola è stato protetto. Però devono essere atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. È chiaro che non posso proteggere il nome Giuseppina, il mio nome. Deve essere il nome associato ad un'impresa, un'azienda, ok? E così tutte le altre categorie che vengono spiegate. E la legge spiega anche che cosa sono le invenzioni. Lo spiega non tanto, cioè non c'è una normativa italiana nel quale viene data una definizione di invenzione, però in realtà ormai è accettato da tutti che l'invenzione è una soluzione tecnica a un problema tecnico. Quindi io devo vedere, c'è un problema. Come è stato risolto fino adesso? C'è qualcuno che l'ha risolto? Chi è che ci è andato più vicino? Come l'ha risolto? Io faccio qualcosa in più rispetto all'ultimo che ci si è avvicinato. Quindi l'invenzione non è una scoperta. Cioè se io scopro che nel corpo umano c'è una molecola particolare, quella non è un'invenzione brevettabile, perché non è una soluzione tecnica a un problema tecnico. È soltanto qualcosa che io ho messo in evidenza, ma che già esisteva. Ok? Si possono brevettare da una quindicina di anni anche i software e le applicazioni. Di solito rientrano nel copyright, quindi un software di solito ha il copyright, però da un po' di tempo i software che hanno un'applicazione tecnica, che quindi vanno a risolvere un problema tecnico, possono essere brevettati. Però alla fine dici, sì, abbiamo capito che il brevetto è una soluzione tecnica, un problema tecnico, ma di fatto che cos'è un brevetto? Cioè, come tangibilmente che cos'è? È un documento, è un documento che l'inventore richiede, fa una domanda ad uno Stato e lo Stato rilascia. E questo documento è come se fosse un contratto. Cioè, io ho quest'idea che mi risolve un problema tecnico, chiedo a uno Stato, la voglio proteggere. Lo Stato dice sì, stipuliamo un contratto nel quale io ti dico che hai i diritti morali e i diritti patrimoniali per circa 20 anni e vale soltanto nel perimetro, nello Stato in cui me l'hai richiesto. In più, il brevetto è anche un documento tecnico, perché lo Stato che convenienza ha? Cioè, uno fa una domanda di brevetto a uno Stato per proteggere la propria invenzione, lo Stato gli concede la possibilità di sfruttare questa invenzione per 20 anni, però che cosa ne ha in cambio uno Stato? Secondo voi qual è il vantaggio dello Stato a concedere un brevetto? Qual è il vantaggio? Perché uno Stato dovrebbe concedervi per pagare le tasse? E questo è in parte vero, perché si pagano delle tasse per mantenere il brevetto e anche per depositarlo. Qualcun altro ha qualche idea? Perché uno Stato, perché dovrei io richiedere la protezione a uno Stato e lo Stato dovrebbe concedermi un brevetto? Qualcuno di sopra? Non c'è nessuno che ha un'idea? Perché lo Stato dovrebbe dire solo tu puoi sfruttare questa invenzione economicamente per 20 anni? O vieni qua perché non...
Potrebbe far comodo a qualche industria. E quindi non allo Stato. Perché è lo Stato che lo concede. Io non chiedo il brevetto a un'industria, però ci stiamo avvicinando. Perché in realtà il brevetto può far comodo a qualche industria. Come facciamo qui dall'alto? Vuoi scendere? Dai. Sì, sì, ti aspettiamo. Se il brevetto funziona, lo Stato ci guadagna una percentuale. No, no, è soltanto con le tasse. Soltanto con le tasse. Rientra nel discorso che faceva l'altro ragazzo, insomma. Sì, lo Stato prende insomma, c'è una tassazione annuale per il brevetto, però non... Qualcun altro? Va bene, allora ve lo dico io, volete sapere la soluzione o vi lascio in suspense? Perché lo Stato obbliga gli inventori, dopo 18 mesi che fanno la domanda di brevetto, a pubblicare il brevetto, a renderlo pubblico, in modo che tutti lo possano leggere e possano trarre ispirazione da questo brevetto per fare ulteriore innovazione. Quindi la convenienza dello Stato è che venga fatta innovazione, che vengano aperte nuove industrie o che le industrie già esistenti possano essere competitive sul mercato, perché c'è più ricchezza per il paese. E questo è quello che vi ho detto adesso. Questo lo saltiamo. Vi volevo soltanto dire che il diritto morale è così importante che la legge dice che se un inventore muore, questo diritto può essere rivendicato, può essere fatto valere dopo la sua morte dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado. E in mancanza o dopo la loro morte dai genitori e dagli altri ascendenti, ed in mancanza o dopo la loro morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso. Quindi anche essere il papà dell'invenzione è una cosa molto importante. Il brevetto poi, abbiamo detto che può essere, o forse non l'ho detto prima, di prodotto o di procedimento, cioè potete inventare un oggetto oppure un metodo, una metodologia, un procedimento. E il diritto patrimoniale vi consente di vietare a terzi, salvo che voi non lo permettiate, di poterlo produrre, commercializzare, venderlo in altri paesi. Il primo brevetto che si conosce nella storia è adesso, diciamo, che è italiano, ma allora apparteneva a una città della Magna Grecia, Sibari, e risale a 510 dopo Cristo, mi sembra, no, prima di Cristo, perché era stato concesso ai cuochi che inventavano delle nuove ricette di poterle fare solo loro per un anno, in modo tale che gli altri cuochi potessero poi prendere spunto da queste nuove ricette e innovare a loro volta e avere questa esclusiva per un altro anno anche loro, per un anno anche loro. Però la prima legge sui brevetti è nata nel 1474 a Venezia, quindi un primato un po' tutto italiano, se vogliamo. E certo era una legge rudimentale, però oggi insomma abbiamo leggi comunitarie, leggi nazionali e così via. Per essere brevettabile però un'idea, non basta avere un'idea, abbiamo detto che deve essere una soluzione tecnica, un problema tecnico, però la legge ci dice che deve essere nuova, originale e deve avere i criteri di industrialità e liceità. Secondo voi novità e originalità non si assomigliano? Cosa vuol dire un'idea nuova e originale? Vediamo se c'è qualche altro coraggioso. Un po' c'è scritto lì, nella slide. Cosa vuol dire un'idea nuova?
Un'idea originale cosa vuol dire? Come? Che non c'è mai stata? No, non ti sento, se non ti avvicini non si sente, scusami. Non si è già vista che... sì, esatto. Però la legge è ancora più severa, perché dice: la novità vuol dire che nessuno nel mondo ne deve mai aver parlato, né in maniera scritta né orale. E capite bene che è un po' difficile andare a vedere se da tutte le parti del mondo qualcuno ne abbia già parlato. E quindi si cerca di fare una ricerca quanto più accurata possibile, ma non coprirà mai il 100% delle possibilità. Mentre l'originalità... Ah no, questo ve lo devo dire. Questo è un caso famoso, proprio per l'importanza di questa cosa. C'era una nave che era affondata, mi sembra vicino a Kuwait, e c'è un ingegnere che aveva inventato un sistema per portarla a galleggio. Aveva inventato, c'era questo polimero che lui espandeva, che inseriva nella stiva della nave e espandeva con del vapore in modo tale che diventasse leggero e la nave potesse galleggiare. Bene, questo signore ha ottenuto il brevetto nel Regno Unito e in Germania, ma non in Olanda. Lo sapete perché? Perché l'esaminatore dello Stato olandese, al quale lui aveva fatto domanda di brevetto, si era accorto che in una storia di Paperino qui co qua, chi aveva inventato la storia ci aveva già pensato. E quindi non era più nuova. Mancava del requisito di novità. Perché anche scriverlo in un fumetto non va bene. Vuol dire che qualcuno ci aveva già pensato. Invece l'originalità vuol dire che se una persona è esperta del settore, vuol dire che non deve essere ovvia, cioè se faccio un brevetto nel campo della chimica, un chimico non la deve ritenere ovvia, banale, ovvia, che ci si possa arrivare in modo semplice. Poi un'invenzione deve essere riproducibile in modo con caratteri costanti, deve avere una certa applicabilità industriale, e non deve ledere il decoro del paese in cui viene richiesto. L'ultimo, finisco velocemente. Questo ci tengo a dirlo perché me l'ha chiesto la professoressa del Baldo l'anno scorso. Ci sono tante donne inventrici e soprattutto nei paesi asiatici c'è il 50% di uomini inventori e il 50% delle donne inventrici. Grazie mille.